Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Andiamo subito in Val d'Arno, dove nelle scorse ore c'è stato un furto alla SNAI. È stata anche portata via la cassaforte. Chiara Sadotti. Per introdursi all'interno hanno forzato, presumibilmente con un piede di porco, la porta d'ingresso. Poi, una volta dentro, hanno rovistato ovunque ed infine si sono dati alla fuga con la cassaforte. Un colpo che è stato messo a segno in una sala scommesse di via Poggilupi nel comune di Terranuova Bracciolini. È successo questa notte, ma l'allarme è scattato solamente all'apertura del punto. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati infatti gli addetti alle pulizie questa mattina. Una volta dentro i malviventi, tre o quattro incappucciati con i guanti addosso, dopo aver cercato dappertutto, si sono diretti verso la cassaforte che sono riusciti a portar via. Il bottino potrebbe superare i 10.000 euro, ma è ancora in corso la quantificazione. Sul posto questa mattina i carabinieri che hanno immediatamente dato avvio alle indagini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne alla ricerca di elementi utili per risalire all'identità dei responsabili del furto. La sala scommesse si trova solamente a pochi metri dal locale dove lo scorso ottobre fu ucciso un 38enne, Joel Ramirez Seipo, ferito a morte a seguito di una rissa nel piazzale della discoteca. La procura ha aperto un'inchiesta dopo la tragedia della strada a Ruscello, dove ha perso la vita un ventenne, un altro ragazzo è rimasto ferito e altri due lo stesso in questo incidente, appunto, che è avvenuto pochi giorni fa ad Arezzo. Tutti i dettagli nel servizio di Chiara Sadotti. La procura di Arezzo ha aperto come prassi in questi casi un fascicolo per omicidio stradale per far piena luce sul terribile incidente in cui ha perso la vita Paolo Berbeglia, militare di 20 anni del Genio Ferroviari di Bologna. La titolare dell'inchiesta, la PM Laura Taddei, ha già disposto l'ispezione cadaverica sul corpo della vittima. La salma poi sarà restituita ai familiari. La finalità degli accertamenti è quella di riuscire a comprendere con quanta più esattezza possibile cosa sia accaduto e come si sia verificato lo schianto. L'incidente nella notte tra venerdì e sabato alle porte di Arezzo, lungo la provinciale 21, nei pressi della rotatoria di Ruscello. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, spetterà infatti ai carabinieri della compagnia di Arezzo ricostruire la dinamica. L'auto, una Polo Volkswagen, stava procedendo dal centro della città verso la periferia, quando, per causa ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, ribaltandosi più volte, almeno 4-5, finendo a 100 metri di distanza dalla carreggiata. Nello schianto ha anche urtato un palo della luce. La vittima viaggiava sul sedile posteriore. Nell'incidente sono rimasti feriti anche gli altri amici a bordo, tre ragazzi tutti classe 2003. Due erano stati ricoverati all'ospedale di Arezzo e sono già stati rimessi, uno il più grave a Siena in codice rosso, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sarebbe infine già stato eseguito, come previsto dalla normativa, un primo test sul conducente che non avrebbe rivelato presenza di alcol sul sangue. Un'operatrice del CUP di Foiano della Chiana è stata aggredita verbalmente e poi minacciata. A denunciare quanto accaduto è la segretaria generale della CISL di Arezzo, Silvia Russo. L'ha detta nei giorni scorsi, si sarebbe trovata di fronte un uomo che era lì per prenotare una prestazione sanitaria. In quel momento però l'appuntamento non poteva essere fissato. L'uomo è andato su tutte le furie e l'ha minacciata dicendo: "Ti aspetto fuori a fine turno". Vista la tensione, la donna è stata accompagnata per poi tornare a casa. Per noi è una questione importantissima, quella della sicurezza sul lavoro, afferma Silvia Russo. Oltretutto, la Regione Toscana parla di tagliare i posti di lavoro, appunto, al CUP, operatore di una cooperativa che ha in gestione il punto che è il front office proprio della ASL. Ma per noi i lavoratori in ambito sanitario devono essere tutelati anche alla luce delle aggressioni che ci sono state nell'ultimo periodo. Dei fatti è stata informata anche l'azienda sanitaria che ha espresso la sua vicinanza. Continuano a crescere gli interventi chirurgici negli ospedali della Toscana, sono quasi 250.000 quelli effettuati nel 2023, un aumento rispetto all'anno precedente del 12% circa. Il dato è da analizzare con attenzione, afferma l'Agenzia Regionale di Sanità, che ovviamente ha diffuso i numeri. La Toscana ha fatto un lavoro importante sulla prevenzione oncologica, sia dal punto di vista dell'informazione, sia per quanto riguarda l'adesione alle campagne di screening, estendendo, come nel caso del tumore
alla mammella la fascia di età rispetto a quelle previste a livello nazionale. La scienza ha inoltre fatto passi in avanti negli ultimi anni, rendendo possibili interventi come ad esempio il caso del tumore al polmone, che fino a 4 anni fa non potevano essere fatti. Da qui appunto l'incremento, questo è uno dei motivi ovviamente, delle operazioni chirurgiche. E siamo all'economia, a poche ore dalla chiusura di Oro Arezzo di questa edizione 2024, sentiremo poi dalla voce degli operatori come sarà andata. Intanto ci sono i nomi dei vincitori del concorso Premier. Svelati i vincitori del concorso Premier, che valorizza l'eccellenza dell'oreficeria e gioielleria Made in Italy. Ispirati al tema amore e bellezza, scelto per questa edizione dall'Art Director Beppe Angiolini, le aziende orafe gioielliere dei distretti italiani hanno confermato creatività, stile e sensibilità per la moda nella realizzazione dei pezzi unici per Oro Arezzo. In gara 53 creazioni presentate da altrettante aziende, 5 invece le categorie premiate da una giuria internazionale di esperte ed esperti di gioielleria, giornaliste e opinion leader. Nella categoria design a primeggiare Filamenti, Bacio sul collo e Clio Self Love. Nella categoria fashion moda premiate invece le creazioni Rosa del deserto, Cupido e Curve di Venere. Anima Anastasia e 20 secondi sul podio della categoria tradizione. Sculture da indossare la categoria invece nella quale sono state premiate Onda e Illuminamore. Un premio speciale poi per Graziella Braccialini con Il perdono libera l'anima e cancella la paura e una R con Nuance. Giordini ha anche festeggiato i 60 anni di attività con il bracciale Japanese Love. Ed è anche tornata la categoria Talents, riservata ai giovani studenti delle scuole orafe italiane e ai designer under 30. Le aziende che espongono in fiera sono 370, di cui 87 italiane e la metà toscane, con una netta prevalenza di aziende aretine, un numero in aumento rispetto al 2023. 400 i buyer da tutto il mondo, soprattutto da Dubai, uno dei più grandi hub asiatici, ma anche dalla Turchia, Hong Kong, Stati Uniti e paesi europei. L'export aretino di oro e gioielli ha chiuso il 2023 con un consuntivo di circa 3,5 miliardi, più 9,4% sul 2022. E parliamo adesso di elezioni amministrative. Come sappiamo, sono 26 i comuni che andranno al voto nel territorio aretino, tra quelli che affronteranno, in questo caso come candidati, una corsa solitaria. C'è anche il nome di Emanuele Ceccherini, sindaco uscente di Ortignano Raggiolo. Nelle ore scorse era stata presentata una lista ovviamente a lui concorrente, poi però questa lista è stata ricusata dalla commissione elettorale. Dunque sulla scheda del comune del Casentino comparirà soltanto appunto il nome di Emanuele Ceccherini. In questo caso, come previsto dalla legge, alle urne dovrà presentarsi almeno il 40% degli aventi diritto ed esprimere voto favorevole proprio per il candidato. In caso contrario, il comune potrebbe essere commissariato. Continuiamo a parlare di politica con il prossimo servizio. Proprio ieri è stata presentata anche in questo caso una candidatura unica per la segreteria comunale del Partito Democratico. Chiudiamo una fase di confronto dopo le mie dimissioni di qualche mese fa. Siamo arrivati non solo a un punto di caduta importante trovando una candidatura unitaria, tra l'altro molto autorevole, grazie alla disponibilità di Luciano Ralli, ma credo che siamo arrivati anche alla, diciamo così, una ricomposizione in termini sia politici che programmatici. Matteo Bracciali è pronto a cedere il testimone a Luciano Ralli, unico candidato per la segreteria comunale del Partito Democratico ad Arezzo. Insomma, dal momento in cui in un Partito Democratico partecipato come il nostro, comunque un po' di tempo c'è bisogno per mettere in fila le cose, arriviamo adesso a maggio a chiudere questa fase e, come dire, a ripartire con slancio per i prossimi 2 anni. Il congresso si svolgerà il 18 di maggio, le sfide in campo non sono poche, una su tutte, il cammino che porterà alla definizione delle strategie, candidato compreso, per le amministrative nel comune capoluogo. Noi abbiamo ora l'appuntamento delle elezioni europee, che va sottolineato, è molto importante che i cittadini elettori vadano a votare,
perché l'Europa giocherà una partita importante nello scacchiere geopolitico del mondo e quindi scegliere persone che ci rappresentano è importante. Forse non è mai stato così importante come questa volta. Mi piace pensare e immaginare di un partito aperto che sia sede di discussione sulle questioni globali, dicevo prima, delle guerre, delle questioni della soluzione pacifica necessaria per i focolai di guerra che ci sono nel mondo, ma anche delle questioni locali e quindi in prospettiva è un partito che si mette in moto per preparare per tempo un'alternativa all'amministrazione centrodestra che ha governato negli ultimi 8 anni. L'amministrazione Ghinelli non passerà alla storia perché è un'amministrazione che ha fatto perdere la città alcune opportunità, mi riferisco alla stazione sull'alta velocità, anche voglio dire il nodo di Ormo è fermo, pur avendo ministri in questo momento degli stessi partiti che sorreggono Ghinelli, e poi le opere pubbliche, siamo fermi ai progetti delle primi 5 anni di Ghinelli, la situazione della sicurezza non è risolta, ecco, diciamo che da questo punto di vista mi pare che sia necessario costruire un'alternativa. Il Partito Democratico si metterà a disposizione per la costituzione, nascita e più larga, per una coalizione più estesa possibile, partiti, associazioni, liste civiche, e poi parleremo quando avremo un programma con dei punti in comune forti, parleremo anche della selezione dei candidati a sindaco. Cresce la rete del pronto intervento del servizio sociale che permette di fronteggiare H24 e 365 giorni all'anno le gravi situazioni come i casi di maltrattamenti familiari, violenze di genere e le situazioni di estrema povertà e disagio. Attualmente sono 16 su un totale di 28 gli ambiti territoriali toscani nei quali è attivo. In funzione di questo progressivo allargamento, la Giunta regionale nella sua ultima seduta ha stanziato 95.000 euro che serviranno a coprire le spese, in particolare del personale, che si renderanno necessarie con l'inserimento delle nuove zone, tra queste la zona aretina. Sono quasi 60.000 gli euro che sono finiti nelle casse del Comitato Autonomo Lotta contro i Tumori grazie al 70° mercatino dei ragazzi che si è svolto proprio ieri ad Arezzo ed è stato baciato dal sole. 400 bambini tra gli oltre 250 banchi, tutti al lavoro per il Calcit. È stata infatti un'edizione baciata dal sole, quella del mercatino numero 70, come sempre in zona Eden. Vedere in una giornata così, che oltretutto con il tempo che ci aiuta, vedere un serpentone di visitatori che comprano, poi questo è importante, e anche la presenza di tante scuole, perché noi ovviamente abbiamo anche stimolato, oggi per esempio ci sono come minimo 5 scuole. Nato nel 1978, ormai è diventato un rito che si ripete di generazione in generazione. Questo è proprio, penso che sia il segreto anche della longevità del Calcit, perché in un'era moderna 46 anni senza mai una flessione non è facile, e penso che proprio la chiave sia stata proprio quella lì, di coinvolgere i bambini fin dal 1978 di base a venire a divertirsi, perché i bambini si divertono accompagnati dai loro genitori, dai nonni, poi però quando i bambini diventano grandi capiscono in pieno il valore di questa nostra attività, che è veramente molto caratteristica di Arezzo. Raccolti oltre 57.000 euro che saranno destinati al servizio Scudo, cure domiciliari oncologiche. L'assistenza domiciliare direi che diventa sempre più essenziale. Noi ovviamente la facciamo sempre in collaborazione con la ASL, con l'ente pubblico, ma di base lo sosteniamo noi. Molto probabilmente se non ci fosse il sostegno di noi cittadini questo servizio non ci sarebbe. Perciò è uno dei nostri obiettivi di inizio anno. Noi la prima cosa che diciamo, mettiamo da parte i soldi per mantenere questo servizio, perché questo è diventato lo strumento più importante che negli ultimi anni abbiamo donato.
E ancora donazioni al Calcit, perché gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giorgio Vasari di Arezzo domani doneranno 250 buste di carta che sono state decorate proprio dagli studenti. Saranno poi utilizzate per la seconda edizione del progetto Mani e Cuore per il Calcit, in programma in Piazza Grande ad Arezzo domenica 26 maggio. La domenica antecedente c'è già la comunità di Tregozzano pronta, perché ci sarà un altro mercatino appunto di beneficenza. Parliamo adesso una delle nostre risorse più importanti, l'acqua. Si è infatti conclusa ad Arezzo la terza edizione toscana del Forum dell'Acqua, una giornata dedicata in particolar modo ad alluvioni, allagamenti e frane al tempo della crisi climatica. Oggi analizziamo in particolare quando c'è troppa acqua, quindi stiamo parlando di eventi estremi, stiamo parlando di alluvioni, frane, allagamenti. E quello che occorre è una concertazione, una sinfonia di soggetti che remino tutti nella stessa direzione, perché non abbiamo altra scelta che adottare soluzioni win-win, vincenti per tutti. Quindi dare spazio alla natura, adottare soluzioni basate sulla natura, cercare di veramente mettersi in sintonia con il respiro della natura. I consorzi di bonifica non potevano assolutamente mancare a questo appuntamento. Del resto la legge 79 istituita dalla Regione Toscana, che appunto ha visto l'istituzione dei 6 consorzi di bonifica ben 10 anni fa, è stata oggi una legge strategica, perché ha permesso, anche grazie al contributo di bonifica, di effettuare una manutenzione ordinaria del reticolo di gestione importante ogni anno su tutto il territorio toscano. E oggi questo lo possiamo percepire in maniera tangibile, in maniera concreta. Ovviamente per rendere i nostri territori resilienti davvero a questi nuovi effetti dei cambiamenti climatici occorre anche una strategia condivisa con l'autorità di bacino e con la regione per nuove opere strategiche nel territorio. Ed è importante anche ripensare il modo di intervenire nei territori con un'ottica più ambientale, quindi dando un valore all'ambiente in cui andiamo ad operare. Secondo me la grande sfida è la conciliazione fra la fruizione del territorio a 360 gradi con la consapevolezza degli eventuali rischi che un determinato effetto meteorologico può portare, con anche però la consapevolezza, diciamo, della impossibilità di immobilizzare un territorio in alcune aree e della necessità di fare investimenti importanti dove serve, perché solo dopo aver fatto opere importanti dove servono, sottolineo, si può gestire il rischio in modo residuo. Attenzione a non confondere i due piani: se non si trattiene l'acqua a Monte di Firenze continua ad essere un problema, quindi non a caso ci sono opere in corso che servono proprio a questo. E sempre di acqua, con un personaggio davvero molto importante, si è parlato nell'ultimo appuntamento di Science Lab. Dobbiamo renderci conto, deve diventare virale questo sentimento, che il clima sta cambiando molto rapidamente, come mai è successo nella storia del pianeta. E dobbiamo cambiare anche noi, quindi. Il problema è che, visto naturalmente dalla lente deformante dell'acqua, che è quello di cui mi occupo, che non è certamente tutti i problemi che l'umanità, anzi ne ha molti di molto gravi, ma certamente uno è molto importante: significa la produzione primaria, significa il cibo, significa la siccità, vuol dire la possibilità, insomma, l'acqua è in ogni caso al centro della storia. Ingegnere, idrologo e premio Nobel dell'acqua Andrea Rinaldo, autore del Governo dell'acqua, con i suoi studi su una politica ambientale consapevole, ha chiuso la stagione di Arezzo Science Lab al Circolo Artistico. I climatologi oggi hanno dimostrato che il Mediterraneo è uno hotspot, si dice, del cambiamento, cioè particolarmente vulnerabile al cambiamento. Le conseguenze sono particolarmente gravi nel bacino del Mediterraneo per una serie di ragioni che sono connesse con la sua morfologia, con il fatto che è un bacino praticamente chiuso, eccetera. Ed è importante rendersi conto che questo significa cosa? Significa piene più importanti, piene più devastanti, siccità più estese, significa malattie che cominciano a malattie portate dall'acqua, che sono una funzione essenzialmente della temperatura dell'atmosfera. Quindi l'idea che deve farsi strada nell'immaginario collettivo è che questo non è un problema da prendere sotto gamba, una cosa che passa con una buona dormita, perché non succederà.
Per Rinaldo, dunque, non c'è più tempo da perdere. Perché si possa perseguire la cosiddetta mitigazione, cioè la vera soluzione del problema, ci vuole un accordo che riguarda tutto il mondo. Che significa dire a 1 miliardo di indiani che cominciano a stare meglio col condizionatore, per esempio, che non lo devono usare. È difficile. È difficile dire agli africani di essere parsimoniosi con le risorse quando noi non siamo stati con le nostre, noi nord del mondo, diciamo. È difficile che potremmo, senza questo non si riuscirà a fare mitigazione senza un accordo globale. Allora a quel punto non ci resta che l'adattamento. Cioè immaginare che continui a crescere la temperatura come sta crescendo adesso e vediamo cosa si può fare. E io credo che sia questa la strada più ragionevole, contestata ferocemente dai duri e puri, cioè dai climatologi in particolare, che lo danno come una soluzione, non una non soluzione. E invece io credo sia l'unica perseguibile. Dal 17 maggio al 7 luglio la Galleria San Lorenzo Arte di Piazza Bordoni a Poppi ospiterà Alchimie Visive, una doppia personale di Elia Fiumicelli e Silvia Pavarini a cura di Silvia Rossi. L'esposizione sarà visitabile tutti i giorni ad ingresso libero e gratuito e l'inaugurazione ufficiale sarà venerdì 17 maggio alle 18. La mostra è il secondo appuntamento di Mappature 24, Geografie dell'arte contemporanea, rassegna che da marzo a novembre 2024 porta in Casentino mostre, performance e altri eventi culturali. Al via invece, in questo caso in Valdichiana, Castiglion Fiorentino, la terza edizione di Confluenze, la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e i linguaggi artistici più innovativi come quelli delle installazioni video e del graphic design. L'inaugurazione è prevista per sabato 18 maggio alle 17 presso la Galleria Ceccherini, poi la mostra sarà visitabile fino al 23 di giugno. Ed infine, prima di parlare di sport, una notizia che invece riguarda il mondo dei nostri amici animali. Sono 8 fratellini dolcissimi e tenerissimi, sono stati ritrovati alcuni giorni fa nei pressi di Molinbianco. La segnalazione è arrivata agli operatori dell'EMPA che sono subito accorsi sul posto. È stato così che sono stati ritrovati degli splendidi meticci segugio, sono ovviamente dei cuccioli e sono ovviamente adottabili. Per conoscerli è possibile contattare appunto l'EMPA e quindi il nostro canile municipale. Ed infine parliamo di calcio, in questo caso dell'ultima partita delle ragazze dell'ACF che sono tornate dal confronto con il Cesena con un pareggio 1-1. Intanto sono contentissima per questo risultato perché avevo chiesto alla squadra di provare a fare almeno un pareggio, sicuramente si puntava alla vittoria, però almeno un pareggio contro una delle 4 in classifica. Ci siamo riusciti, quindi è stato un obiettivo che abbiamo raggiunto e sono contenta anche per i tifosi perché erano tanti sugli spalti e quindi abbiamo dato un qualcosa in più per loro. È come una squadra invisibile, ma sia il gruppo squadra, perché comunque scendono in campo 11 giocatrici e le altre 9 comunque sono in panchina, e sia quello in tribuna. E poi abbiamo il gruppo staff, che fa un lavoro eccezionale e fondamentale. E, quindi io volevo che Marco fosse qui con me, perché è giusto dargli un qualcosa in più, perché è gratificante anche questa cosa, quindi voglio fare i complimenti a lui e a tutto lo staff e quindi è giusto che parli anche lui ora. Ringrazio la mister, che non è una cosa che si vede poi, no? Di frequente, i ringraziamenti, le riconoscenze nel nostro lavoro non sono molto frequenti e quindi fa molto piacere. È stata una partita molto dura, molto difficile e complicata a livello psicologico, soprattutto quando tu raggiungi un obiettivo, no? Che era quello della salvezza, e entrare subito con la testa a questa partita non è stato facile, il livello dell'avversario è molto alto, la mister aveva posto dei macro obiettivi, no? Prima della partita, e devo dire che posso dire che sono stati raggiunti e c'è da fare complimenti alle ragazze. Diciamo che sono usa a fare più questo tipo di gol che gol più facili, quindi una volta ogni tanto mi succede di fare tiri dalla distanza e questa volta sono riuscita a regalare questo risultato alla squadra, ma
faccio complimenti a tutte perché sono state veramente delle guerriere fino all'ultimo pallone. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come ogni lunedì alla consueta puntata di Fattore D, storie di donne. All'indomani del 12 maggio, festa della mamma, abbiamo voluto dedicare appunto questa puntata all'associazione Latte di Mamma. Una delle rappresentanti è stata intervistata dalla nostra Chiara Sadotti. Buona visione allora e grazie per l'ascolto. Arrivederci.